Immaginate i quattro angoli della Terra. Quattro luoghi simbolo di quattro diversi continenti. Immaginate le quattro destinazioni più remote in cui sono arrivati i fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. Immaginate il territorio degli Indios Yanomami, nel cuore della foresta amazzonica. Il destino di questi Indios fino a pochi anni fa sembrava segnato. Malattie, inquinamento, deforestazione aggredivano il loro millenario stile di vita, rendendo i giorni una lotta continua per la sopravvivenza. Oggi la situazione è cambiata e gli Yanomami hanno ripreso a crescere come numero e sono tornati a vivere in meravigliosa simbiosi con il loro territorio finalmente protetto. Se questo è stato possibile è anche grazie a uomini come padre Carlo Zaquini, missionario della Consolata, che in questi luoghi con gli Yanomami ha passato più di 20 anni difendendo i loro diritti e promuovendo progetti di formazione e assistenza sanitaria, sostenuti anche dai fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. Immaginate, a metà strada tra la terra e il cielo, la valle nepalese del Mustang, al confine con il Tibet e sotto la grande catena himalayana. Ponti sospesi nel nulla, torrenti di ghiaccio, pastori in viaggio da giorni, villaggi immobili tra nuvole mai ferme. Il respiro regolare dei portatori in cammino verso lassù. E poi i bambini, spesso senza scarpe, troppo spesso senza libri e quaderni e senza una scuola, come la St. Mary, creata anche con l'intervento dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. Una scuola che ospita oggi 800 studenti che arrivano da tante valli diverse e che vuole diventare sempre più grande per aiutare a crescere felici sempre più bambini. Immaginate l'altra parte del mondo, la Papua Nuova Guinea. Le isole Trobian sono ancora un po' più in là. Qui il tempo è fermo a tempi remoti. E nemmeno il vento, che alza onde di metri e piega in un inchino le palme, sembra poterlo muovere. Qui le case sono capanne, le cucine fuochi, il cibo pesce catturato con le fiocine e la luce è luna e stelle. Qui l'isolamento è totale e totale è il bisogno di aiuto. Qui, lontano da tutto, suore e missionari italiani, aiutati dai fondi dell'8 per 1000, aiutano tutti con assistenza sanitaria, sociale e con scuole di formazione. Immaginate le leggendarie montagne Nuba, in Suna, in un'Africa che per molti aspetti è ancora l'Africa di 1000 anni fa. Nonostante la leggenda parli di 99 lingue diverse, una per ogni montagna, l'identità Nuba è forte e radicata. Abilissimi agricoltori, celebri lottatori, i Nuba sono riusciti a resistere a una lunga e terribile guerra. Oggi, finalmente, questi uomini e queste donne, dopo tanti anni, conoscono giorni di pace.
e i loro figli per la prima volta. Giorni di scuola. Ed è proprio nelle scuole e nella formazione degli insegnanti che si sono concentrati i fondi dell'8x1000 e l'infaticabile lavoro dell'associazione Amare, che tanto ha fatto e tanto continua a fare per questo popolo fiero e sorridente. Immaginate che i popoli di queste terre, studiati in passato da celebri antropologi, immortalati da famosi fotografi, prendano loro la parola, anzi, la macchina fotografica, per raccontarsi e raccontare il loro mondo. Immaginate poi che a farlo siano i più piccoli, bambine e bambini dai 5 ai 14 anni, che non avevano mai preso una macchina fotografica in mano. A loro abbiamo dato una macchinetta usa e getta, spiegato il funzionamento, chiesto di fotografare un giorno e una notte della loro esistenza e soprattutto di divertirsi. Immaginate la loro curiosità, la loro emozione, il loro sbalordimento e la nostra meraviglia quando al ritorno in Italia abbiamo iniziato a sviluppare e stampare le foto. Nonostante per molti le ferite della guerra, della fame o delle malattie siano ancora aperte, le immagini che hanno voluto far arrivare fino a noi sono piene di sorrisi e speranza e vita. Le loro opere prime sono qui, pronte a mostrarvi il mondo con gli occhi spalancati di un bambino.